Pirateria? Un termine familiare, potremmo dire, considerando quanto ne sentiamo parlare. La pirateria informatica, inclusa quella relativa ai videogiochi per console, è spesso presentata dai media non specializzati come un fenomeno complesso e onnicomprensivo, che si manifesta in vari settori come cronaca, cultura e tecnologia dell'informazione. Come sempre, una volta rimossa alla superficie, la realtà si rivela molto più variegata e complessa di quanto sembri. Questo podcast intende esplorare alcuni aspetti della pirateria nel mondo delle console, senza però avere la pretesa di fornire una spiegazione esaustiva per tutti. Cominciamo con uno degli elementi più trascurati ma fondamentali della pirateria, l'aspetto culturale. Cercherò di essere conciso. Prima di tutto, gli studenti statunitensi non copiano. Difficilmente un liceale che non ha studiato cercherà di guardare il foglio del compagno. Queste cose accadono solamente nei film. Copiare viene considerato disonorevole negli States. È evidente che in questo contesto è difficile che si sviluppino e diffondano gli appassionati delle copie piratate. A chi potrebbe notare che comunque una buona parte dei software piratati e dei crack, anche per PC, provengono dagli Stati Uniti, bisogna ricordare che questi fenomeni sono in gran parte legati a quella corrente underground che da tempo attraversa la società americana, dove l'hacking, la pirateria e la continua ricerca di una nuova frontiera tecnologica giocano un ruolo chiave. Diversamente, nella nostra società, l'uso di copie pirata è un fenomeno di portata nazionale che riguarda la stragrande maggioranza dei videogiocatori. Negli Stati Uniti, infatti, le software house hanno a disposizione un enorme bacino di utenza, lontano dalle tentazioni della copia pirata. Da noi, invece, al di là dei dati ufficiali, la quota di materiale piratato scoraggia a volte la produzione o la commercializzazione di un gioco, creando un circolo vizioso. Oltre agli Stati Uniti, anche il Giappone, un mercato abbondante e praticamente saturo, vive felicemente lontano dai giochi copiati, tanto da permettere l'esistenza, come è noto, di una vasta produzione solo giapponese. Poi c'è la questione economica. Come dire, l'altra faccia della medaglia. Se è vero che un fattore culturale può ostacolare la pirateria, esiste un aspetto economico altrettanto significativo. Non a caso sono proprio Stati Uniti e Giappone, due delle nazioni economicamente più forti a comprare più videogiochi originali. In altri paesi, anche in quelli ricchi come il nostro, spesso manca quell'extra che permette a un genitore di spendere i 70-80 euro necessari per acquistare un gioco ogni volta che un figlio lo richiede. Come resistere, quindi, alle vetrine piene di novità, gadget e personaggi? Molto semplice, non si resiste. E così compaiono le copie pirata, le modifiche, hardware e software, i boot disk e tutto ciò che la tecnologia ci proporrà nel futuro. Non è un caso che tre paesi come la Russia, il Brasile e la Cina siano all'avanguardia in ogni forma di pirateria elettronica, fino a raggiungere una sorta di estetica del crack. Da qui è facile fare il collegamento con il prezzo eccessivo dei videogiochi, ma il discorso potrebbe estendersi anche a programmi, CD, DVD, Blu-ray, per cui l'industria dell'intrattenimento preferisce quasi sempre sfruttare una rendita di posizione, alzando i prezzi e esponendosi alla pirateria, invece di scendere a compromessi e rinunciare a una parte dei grandi margini che un gioco garantisce. Vorrei fare un chiarimento, infine. Smettiamola una volta per tutte di credere alle ridicole dichiarazioni del produttore di turno, che dichiara perdite enormi a causa della pirateria. Anche uno scolaro capirebbe che se la pirateria fosse impossibile, solo una piccola percentuale di utenti illegali andrebbe a comprare il prodotto originale. La maggior parte, molto probabilmente, cambierebbe semplicemente interesse, hobby. E noi, come consumatori? Dobbiamo riconoscere immediatamente anche le nostre responsabilità. Evitare di spendere quei 70-80 euro per un gioco è un piacere che fa gola a molti, non c'è dubbio. In un paese tradizionalmente di furbi come il nostro, questo comportamento assume proporzioni patologiche difficilmente giustificabili, spesso con conseguenze realmente negative sulle software house, soprattutto quelle più piccole, che vedono negarsi guadagni significativi. Io sono del parere che il primo giudice di tutto ciò è come sempre il nostro buonsenso.
È giusto, senza dubbio, ricompensare adeguatamente chi ci garantisce ore di divertimento, senza sottrargli il frutto del suo lavoro. Però esiste anche il rovescio della medaglia. Il buonsenso non può fare tutto di fronte ai comportamenti predatori di alcune multinazionali del software e dell'intrattenimento elettronico. Quindi, in definitiva, va bene essere corretti, ma non stupidi.